Il gavirate per allontanarsi dalla zona playout, la varesina per mantenere il più 4 e il comando della classifica. Tanti temi, un palcoscenico non particolarmente in linea con categorie e blasoni delle squadre. Eh sì, il campo di gavirate non è davvero un granché, ne risentiranno gioco e spettacolo, ma non le emozioni. Dopo due tentativi un po' timidi della varesina, il break in pressione di Bellacci libera Garcia, palla dentro per l'inserimento di Sar con la punta sul secondo palo da giocatore di futsal, varesina in vantaggio al minuto 12. Ottimo davvero l'inizio, l'approccio alla partita della squadra di mister Marco Spilli. Dopo qualche minuto ancora varesina, il colpo di testa di Sar che libera l'inserimento di Kate, conclusione dentro l'area di rigore, troppo debole però, facile per Ragone tenere lì il pallone. La varesina si deve affidare per forza ai lanci lunghi e in questa occasione Garcia ha una chance clamorosa. Ragone esce un po' in ritardo ma riesce a chiudere lo specchio della porta all'argentino. Poi Bellacci alza un altro pallone in comprensione tra Esteri e Ragone. Garcia colpisce il pallone però troppo defilato e la sfera termina larga. Finalmente si vede il gavirate. Tartaglione prova con una conclusione da posizione impossibile. Palla alta, abbondantemente sopra la traversa. L'occasionissima per la squadra di Caon arriva qualche minuto dopo con il colpo di tacco di Miele che libera l'inserimento di D'Amico. Colpo di testa di Martinoia sembra fatta, Gregov riesce a deviare. Nella ripresa succede pochissimo nella prima mezz'ora con le Fenici che cercano di mantenere il controllo della match senza rischi ma senza riuscire ad affondare fino a questa chance che ravviva la sfida. Punizione di Deodato, Sara al volo sembra fatta. Morello sulla linea dice di no, dal possibile 2-0 all'1-1 questa punizione trova una deviazione di testa di Poesio che senza volerlo libera in aria Tartaglione che da grande attaccante firma l'1-1 con un siluro che batte Spada Vecchia, gol inaspettato che gela la varesina che nei successivi 3 minuti rischia davvero grosso perché prima ancora Spada Vecchia è costretto agli straordinari su questa bomba dal limite dell'area di Tartaglione, anche se il gioco era fermo per un fallo fischiato a Poesio. Poi azione infinita dentro l'area di rigore con tantissimi batti e ribatti col Gavirate che prova a sfondare. L'azione termina quando Tartaglione sembra liberarsi per la stoccata vincente, guardate, monumentale. Grego va a dire di no, la varesina resiste, ritrova coraggio e fiducia e si lancia in avanti alla ricerca della vittoria che arriva al minuto 87 quando un corner di Deodato trova la carambola vincente. Sembra Zefi l'ultimo a toccare, invece è l'autogol di Bregnai che decide la partita. Qualche protesta del Gavirate per il traffico all'interno dell'area di rigore, ma per l'arbitro è tutto regolare. Esplode la gioia della varesina che mantiene il più 4 in classifica sulla Castanese.